Vi siete mai chiesti perché troviamo una grande conifera all'ingresso di una villa signorile? Ciao, sono Stefano, faccio il paesaggista e oggi vi parlo delle conifere, protagonisti dei grandi parchi o dei viali alberati. Cosa sono le conifere? Qui vedete un esempio di un cedro, dove qui vedete gli aghi, quindi le conifere hanno foglie aghiformi e presentano poi quelle che noi volgarmente chiamiamo pigne o strobili, che sono praticamente il loro frutto, dove all'interno contengono il seme e che poi, spogliandosi, vanno a diffondere all'interno del terreno e disseminano. Di quali specie parliamo? Parliamo di cipressi, pini, che sono quelli che sono più semplici da riconoscere per noi, ma anche cedri, calocedri, sequoie, taxodio, tuie, zughe e via dicendo. Quindi parliamo di specie che raggiungono sempre delle grandi dimensioni, parliamo oltre 20-22 metri, e che quindi caratterizzano i grandi parchi e, nel caso dei cipressi e dei pini, caratterizzano anche i viali alberati delle nostre città. Ma a cosa si deve la loro grande diffusione? Si deve anche al fatto del sinergismo con la produzione vivaistica. Sono state tra le specie maggiormente prodotte all'interno dei nostri vivai, quindi è stato anche un fatto di moda ripreso dalle ville signorili che ha fatto sì che sono stati diffusi in maniera così importante all'interno dei giardini delle città o addirittura nei viali alberati. Ma poi c'è anche un altro tassello. Sono anche specie che sono state molto utilizzate dalla cultura forestale per rimboschire e ricostruire le aree boschive danneggiate dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi cultura forestale, specie molto resistenti, ubiquitarie, capaci quindi di essere facilmente coltivabili e di ricostruire le aree boschive. Ha fatto sì che, utilizzate per il bosco, diventasse abbastanza semplice andare a utilizzare anche per ricostruire le superfici alberate all'interno della nostra città. Alle mie spalle avete un bellissimo esemplare di abete rosso, no? Classico albero che domina le nostre montagne. Ma quali virtù hanno questi grandi conifere? Grandi alberi, grandi altezze, velocità nel raggiungere le grandi altezze. Quindi sono alberi che velocemente danno la dimensione di adulto, ma soprattutto riescono a raggiungere 18, 20, 25 metri. E poi hanno foglie aghiformi, quindi piccole foglie che fanno da contrasto rispetto alle grandi foglie dei tigli, dei platani, e quindi un impatto maggiore soprattutto dal punto di vista della pulizia delle strade e degli ambienti. Ma questa loro virtù è anche il loro difetto, cioè hanno bisogno di grandi spazi. Cioè, pensate che un cedro, un abete, hanno bisogno di avere uno spazio libero intorno a loro, sia nel sottosuolo sia come spazio aperto, oltre 150-200 metri quadrati. E soprattutto hanno bisogno, come crescono molto in altezza, crescono molto nella profondità del suolo, quindi hanno bisogno di ancorarsi bene al terreno, approfondire bene i loro apparati radicali. Tra le grandi conifere annoveriamo anche il pino da pinoli, pino domestico, nome latino Pinus pinea, pianta simbolo in Toscana, le pinete litoranee, pianta simbolo della Maremma, pianta simbolo anche di importanti viali alberati della città, pianta che nell'immaginario è considerata una pianta pericolosa, in realtà ha attraversato il periodo del fascismo come pianta simbolo per concepire nuove città con il verde, oppure per segnare come segno urbanistico le strade importanti della città. Quindi da pianta utile, pianta che accompagnava in maniera degna le nostre giornate domenicali, oggi è vista un po' come una pianta pericolosa. Ma il suo problema è che è una grande conifera. Come gestire e come impiegare al meglio questi grandi alberi? Allora, innanzitutto i vecchi alberi si accompagnano a fine vita e quindi nel modo migliore li alleviamo e soprattutto alleggeriamo la loro fase finale della vita. Non li impieghiamo dove non c'è spazio, quindi abbiamo soltanto grandi superfici, allora possiamo utilizzare grandi conifere. Oppure li possiamo utilizzare nei viali alberati
Sì, solo quando ho porzioni del viale alberato che diventano strade e giardino, cioè ho grandi superfici a loro disposizione. Grandi superfici non solo nell'aria, ma anche nel sottosuolo, perché hanno bisogno di molto terreno per poter approfondire il loro apparato radicale e quindi ancorarsi bene e sopportare le emergenze climatiche a cui siamo sottoposti oggi.